Il contributo dell'associazione Nonno Ascoltami alla prevenzione dei disturbi audiologici anche quest'anno si è espresso qui al Ministero della Salute con una grandissima partecipazione di medici, di tecnici e di molti operatori. Valentina Faricelli, presidente dell'associazione di Nonno Ascoltami, è andata molto bene anche quest'anno. Su cosa avete puntato l'attenzione e quali sono gli obiettivi che vi ponete? Sì, siamo alla terza edizione di Nonno Ascoltami e siamo molto felici perché la giornata dell'udito sancisce per noi il rapporto con le istituzioni. Noi appunto siamo con Nonno Ascoltami nelle piazze, con la giornata dell'udito dialoghiamo con il Ministero della Salute e soprattutto dialoghiamo con l'OMS. E il tema che ci ha proposto quest'anno l'OMS è molto interessante, ascolta il futuro e preparati. I dati sull'aumento della sordità sono veramente preoccupanti, lo sono ogni anno di più. Nel 2050, ci dice l'OMS, una persona su 10 soffrirà di disturbi uditivi. Il nostro obiettivo quindi con queste giornate di sensibilizzazione non può che essere quello di aumentare la conoscenza, l'informazione. Quest'anno abbiamo provato a portare anche dei testimoniali importanti come Lino Banfi per raggiungere appunto tutte le persone, far capire che i disturbi uditivi possono essere affrontati, possono essere superati, ma devono essere affrontati e superati. E il messaggio dell'OMS appunto invita ad agire tutti, a qualsiasi livello, come cittadini, come genitori, come operatori sanitari, come istituzioni. Noi abbiamo allacciato appunto questo dialogo, il Ministero della Salute ci ascolta e speriamo di poter fare qualcosa di concreto. Il merito è anche quello di aver aperto queste tematiche ad altre categorie, avete invitato la Federanziani ma soprattutto i pediatri, quindi i medici di medicina generale, c'è ancora molto lavoro da fare probabilmente su questo per estendere proprio il messaggio dell'importanza della prevenzione non solo al settore. Certamente. E questo mi sembra un punto molto importante che insomma, qualifica ulteriormente l'iniziativa. Ovviamente quando si pensa all'ipoacusia si pensa agli anziani, in realtà è bene partire da subito, non solo con campagne di prevenzione ma anche con screening neonatali, perché sappiamo benissimo che il disturbo uditivo provoca un grave sviluppo, ritardo nello sviluppo del linguaggio dei bambini. Aprirci e collaborare con queste categorie di medici per noi è fondamentale. Certo non è facile anche perché sappiamo bene che il sistema sanitario nazionale ha le sue difficoltà. Noi crediamo che solo attraverso la sinergia, la collaborazione, si possa fare qualcosa di veramente efficace. Ecco, in questi ultimi 3 anni, possiamo dire, si tratta della terza edizione di questa celebrazione, avete fatto passi da gigante, quindi si è effettivamente verificato questo obiettivo grande che avevate in mente. Quali sono i prossimi passi? Su cosa punterete l'attenzione? Si è parlato di non soltanto più un ascolto responsabile, ma anche un approccio responsabile alla vita, quindi la nutrizione, il movimento. Sì. Quali sono i vostri obiettivi futuri? Allora, il nostro obiettivo è quello di farci promotori di un concetto di salute a 360 gradi. La prevenzione vale in tutti i campi. Noi siamo i paladini della prevenzione dei disturbi uditivi, ma è ovvio che qualsiasi aspetto della nostra salute, se affrontato per tempo, porta dei notevoli benefici. Questo vale per qualsiasi malattia, per qualsiasi patologia, ma ancora prima come stile di vita, e quindi l'alimentazione, corretti stili di vita e tutto quello che gira intorno ad un concetto di salute a 360 gradi. Per questo noi vorremmo creare dei veri e propri villaggi della salute all'interno delle piazze. Noi portiamo la prevenzione sui disturbi uditivi, però portiamo la prevenzione a 360 gradi. Ecco, un ultimissimo messaggio agli operatori, quindi ai medici, ai tecnici che già si occupano di udito e che fino ad ora forse sono stati un po', potremmo dire, ai margini rispetto alla comunicazione di massa di questi problemi. Che cosa possono fare quelli che tutti i giorni già si occupano di udito? C'è qualcosa che vi manca a livello di sostegno, a livello di collaborazione? Noi abbiamo riscontrato che la forza di Nonno Ascoltami è stata proprio quella di portare l'ospedale in piazza. Le persone si sentono rassicurate dall'atmosfera della piazza, quindi probabilmente i medici possono rafforzare
apprezzare questa collaborazione, si va molto più volentieri ovviamente a fare un controllo in piazza, magari accompagnati dai familiari, dai nipotini, che non a fare un controllo in ospedale. Quindi valorizzare anche da parte dei medici la piazza come modo per incontrare i cittadini e per ascoltare quello che i cittadini hanno da chiedere.